luogo e simbolo nevralgico della modernità, il Vesuvio è il dominio della natura, di una natura che qui, sprezzante, esercita il suo potere più terrifico. A dispetto dei suoi 17.000 anni di vita, il Vesuvio continua a parlare, continua a raccontare. I racconti sono tantissimi, le narrazioni sono tantissime, perché era questa una delle tappe obbligate del Grand Tour in Europa e soprattutto in Italia, dei rampolli delle classi dominanti, delle future classi dirigenti nel 500, nel 600 e più ancora nel 700 e nell'800. Improvvisamente l'800 che cosa scopre? Scopre che l'Italia non è solo antichità, è natura, una natura possente che si rende e si manifesta. Dietro la natura si nasconde Dio, diceva Goethe, si manifesta in tutto il suo potere terrifico, appunto proprio con il Vesuvio. Quando Leopardi fa questo inconsueto viaggio a Napoli, Napoli e il Vesuvio erano già patrimonio dell'umanità, se potremmo dirlo con una formula diciamo contemporanea, e forse anche un patrimonio letterario. Molti hanno descritto luoghi che non hanno mai veramente visitato. Ecco, questo racconto del Vesuvio Leopardi lo capovolge, in qualche modo il Vesuvio diventa invece il frutto più evidente della sua filosofia. Qui vieni, qui ti specchia, sei col superbo e sciocco, vieni qui, vieni qui. Questi racconti di viaggio vengono sempre pubblicati molti anni dopo rispetto al viaggio fisico. C'è quasi, oserei dire, una retorica della distanza temporale, per cui ecco, Goethe scrive 30 anni dopo, Stendhal, Chateaubriand scrivono tutti molto tempo dopo rispetto al loro viaggio fisico. Leopardi no, Leopardi scrive in diretta e scrive qui sull'arida sponda, qui, qui e ora. Leopardi scrive qui e ora su questo Vesuvio e trova nel Vesuvio appunto la prova per questa fierissima requisitoria contro questo secolo superbo e sciocco che inneggia le magnifiche sorti e progressive dell'umanità. Ecco perché questo è un nodo nevralgico della modernità, perché qui è la dimostrazione evidente e lampante delle miserie delle cose umane.